I denti di Fene sono di plastica. Sai che secondo me Fene si è fatta la cosa che si fanno a Hollywood? Erano puliti a... A Hollywood che dici? Le faccette? Sofì, non sarebbero più comunque stati puliti perché ci ho dormita. Perché non ho nessun tipo di pantalone. Che erano le faccette? Dici tu. I denti. Le... Si chiamano faccette. E cosa? Ma che sei stupido? Vabbè. Sì, esatto. Ma... Dai, non ha senso. Dai, frate, ce l'ha. Non puoi avere i denti così bianchi. Sì, c'ha le faccette. Per forza. Ma tu sai come ti fanno i denti per metterti le faccette? Non lo voglio sapere perché sembra penso che mi fa schifo. Ti fanno i denti, te li... No, ah, no, porco Dio, dai, io merda, che schifo. C'hai i denti tipo così, minuscoli. Ma davvero? Che schifo. E di che colore sono queste faccette? Meno male che sono bianchi i denti. E sono bianchi. Ah, se ne esiste. Tutti in chat a scrivere perché non fa la 100 tiri challenge. No, devo vedere i messaggi di questo. Cioè, minuto giurato. No, cioè, sicuramente dei messaggi strani, frate. Sono sicuro. Aspetta, dov'è? Tutti in chat scrive perché non fa la 100 di minuto giurato. Ma poi è scritto 100 con le due O maiuscole. Ah, no, piccolo errore. Non posso vedere nulla di minuto girato. Non hai il log. Non hai il... Ah, è vero. Ah. Posso fare un cazzo. Sedge. Pedrone, Lello, Black, Rensdrong, Gocardi, Antonino, Davvelia, Rick, Gabri, bentornati e benvenuti. Scusate, dovrei usarlo un pochino qualcosa perché... Non c'ho un cazzo. Ah, non è vero, Manu, è una cazzata, non lo fanno così. No, diccelo, no, non mi sono in cabina di regia. Ma non mi aspettavo che streamassi dal paradiso. No, Zidane, che è giusto. Allora lo chiamiamo, Dile. Eccolo, ancora una volta. Ma è Streamlabs OBS? No, è OBS e basta, babbo di minchia. Ma il nuovo portiere degli Elei. Può essere. No. Reduce da una grande... Cos'è che... Sponsorizziamo il nome. Dile GK. Adesso è scrivere. Anche se ti ha bloccato sui social e su WhatsApp, puoi ancora riconquistarla. L'unica cosa che conta è che tu riesca a riaccendere il suo circuito emotivo. Un recente studio sulla psicologia umana ha svelato che per riconquistare la persona amata devi farle rivivere una riscoperta emotiva. Lascia che ti racconti un segreto. Anche se la persona che ami ti ha lasciato, lei sta ancora pensando a te. No, frate, questa è poi è il momento proprio più sbagliato per una pubblicità del genere, no? Sì, non puoi dire a una persona che è stata lasciata, che è finita una relazione, di continuare a forzare la relazione. È sbagliatissimo. No, bro, no, non è vera questa cosa. No, non sta ancora pensando a te se una persona ti ha lasciato. Ma che cazzo è? SOS relazioni.it, riconquistala. Questi sono quelli che fanno i soldi. Io ti devo far vedere su YouTube come si chiamano quelli che fanno l'accademia per conquistare una donna. C'è uno che ha fatto 30 impara passi. A diventare uno stalker. Non fa tre facili passi. Sono uno che ha fatto 30 frasi per conquistare una donna, ma sono uno più cringe dell'altro. No, non lo voglio vedere. Voglio trovare casa mia, lontano da mamma, lontano da papà, dai miei amici, per un nuovo inizio, un nuovo capitolo della mia vita. Vabbè, comunque c'è un coinquilino che, oh, ma fammi fare la challenge, fammi fare la challenge. Ma è bravo. Capino parla da pure tanto. Lui viene qui per riscattarsi. Bravo, frati, bravo, bravo. Poi, ecco. Guarda che figo. Ah, bello, bacio, bacia maglia. Yeah. Sì, sono Simone Berlini, ho un mascellone incredibile. Ciao ragazzi, come state? Il muro di Berlini. Vedi anche questa, è un'altra mia roba, un'altra mia teoria. Il DNA dei belli. Questo è nato bello, sopracciglia perfette, bella mascella e stranamente c'ha pure i capelli belli. Cioè, guarda, è come capito, se si allineano tutti i pianeti. Ah, c'è una codifica. Ok. Allora, ti dico che c'è. Allora, Yavanna supera il porco dio di professore. Mi sono rotto il cazzo di vederlo prima. Se lo poteva superare, ma è un coglione babbo di minchia. Si scherza, lo so se no. 28 dose 26 dado 25 sì. Io metterei un asterisco però proprio 28 perché c'era Fena in porta. No, in realtà aveva fatto 29 secondo sì me. Esatto, aveva fatto 29 però ormai abbiamo quanto pensi di fare onestamente. Io e lui abbiamo fatto una scommessa. Se faccio 22 ho vinto la scommessa. Io ho detto che per me non supera i 21. Ma come 21? Anzi, ma lei è scarso fragico. È stato largo, è dile un paradigma. No. Oh mamma mia. Mangialo, mangialo, bella! Finita! Finirvi. Ma col tocco finisce? No, si torna indietro. E il Simon Berlini! Lì. Bella parata. Sto portiere comunque ne sa, eh. Ma solo paravo. Porco Dio, non è il massimo, fratello, letteralmente c'è... Ma bene ha detto che lo parava, eh.
Non è vero, no. Fene, stai dicendo una gran puttanata, Fene, con tutto... Bello! Cocci! Oh, va bene, oh, che non è poi così male. Sì, ma sei partito bene. Che è partito bene? Ho fatto due, faccio schifo. Faccio. Ma che due? Sì, ma sei partito bene. Che è partito bene? Ho fatto due, faccio schifo. È normale, no, è normale. L'ho sgamato, no, l'ho sgamato. Normale. Il problema, guarda, c'ha Piazza Affari in testa. Dov'è? È di là Piazza Affari. No, ma comunque secondo me finché è così è la fontanella. Allora, comunque, a proposito di piazze, ho accettato per smentire il fatto di Terrazza Aperol di farmi un aperitivo con Manux in Terrazza Aperol al Duomo, e l'aperitivo fa vomitare. Era da 5. Non era un buon aperitivo. Mediocre. Non era un buon aperitivo. No, erano vecchie le cose che ti hanno portato. Sì. Faceva cagà. I prezzi sono sensati. E beh, è buona. Cioè. Settimana RHO Viente episodio 5. Ferro Salsiccia, Bordova Ciccia, Tommaso il sito alla orisa del. Ma che due? Maestro, che cazzo guardi però, scusa. Allora, 2 su 5. Bello! Veloce! Mangialo! E invece! Bello! Guarda, questo non è facile da superare. Quando vinci per prendere il filamento bello di tanti. Te lo dico subito, aspetta. Mamma mia, Berlì, ma vaffanculo. Sarà bel tiro. Ho detto, non è il maso. Ah, dai, prima ha tirati tutti bene. Scusa? Scusa chi? Al pubblico? Ah. Lì. Bello, da qui non segna mai nessuno, eh? La sua mattonella. Da qui non bello! Sono tre. Devi fare pure questo, se fa pure questo è pulito. Attenzione! Bello! Lì! Tira col corpo all'indietro. 5 su. Manca qualche base. 50%. Fa schifo. No, no, oh, 5 vuol dire che chiudi a 25. 5 no, su 10, c'è la metà. La metà su 50 è 25. Sì, i pantaloni dei fratini. Che palle. Belli. Due cazzo di ore. Devo vedere se cascano larghi o se stringono in caviglia. Entra in un cazzo di letto e pretendi anche che mi... Come tra in un letto? Perché c'era anche... Comunque fratino è arancione. Fratino... No, è che... arancione. No, sì, pure in quella di data, pure in quella di dose, sono tutti bianchi, lui è arancione, è Carlo Conti. Fub, ha voluto far dormire Fub in un lettino. Non che la fa pure Fub sta sfida. No. No, perché se no ormai la fanno tutti. Dai, stai zitti, buffoni clown, dai, fammi vedere Berlino. 2 su 2 da lì, giusto? Il suo culo. Il problema è che Dile mi conosce. Sul primo tiro, questo qua di qua, lui che ci andiamo sempre, sapeva che la tiravo sul primo palo, infatti mi ha fottuto lì. Lì devi essere imprevedibile tu. Ah, bro. Cioè, con tutto il bene, questo coso vale. Dile, dai pure i palloni brutti. Sono le palle mie. Tutti. Cioè. Sono sgonfie. Non so più come. Piene di sperma. Una gran parata. Piene di sborrone. Piene di liquide. Non ha senso. Vuole i miei tipi in faccia. Yeah. E un... Veloce! Non Luke, eh? Mangialo! Mangialo, Berlì! Mangialo! Parato! Bravo, grazie, in 1v1 è bravo. Deve stare in posa, vedi. Tu più uno non ne mette uno. Fatti è un sub. Devi no, è un omaggio. Correre. Sì, è un omaggio. Sei lento. Beh, qualche strana marca. Sì. Non mi sembra un sub. Ah, qua mi fa cagare perché tira meglio di collo lui. Sali! Attenzione! Collo segna. Bello! Entro! VAR! Beh, sti cazzi, ma dateglielo! VAR! Ma va bene! VAR! Sì, io l'ho vista dentro l'area. Dai, va bene! Non lo so, facciamo scegliere al maestro. Maestro? Sì, dai, va bene. No. Il Marzone ha detto che gli va bene. Vabbè, ma allora... Bravo, Marzo, bravo, bravo. Non la incacciare, ma... Metro può essere che è dentro? Metro. Da Buffon Muntari. Non è... Però guarda che cazzo di jawline. Mewing, zio porco. Mewing. Wipe Train, aspetta un attimo, Ani. Guarda, ti dico una cosa al volo, perché... Noi siamo sempre dei blu... Ani, attenzione, perché il record di sub in una stream... 5200. A parte considerando la stream di quando la prima stream delle Canarie. Non considerabile perché non streamavo per 10 giorni.
domani guarda che puoi scrivere una grande storia della tua pagina da mod. Poi puoi mollare, capito? E lasciare il posto alla nuova ragazza. Ci sta. Ho un po' di fame. Dopo la piadina me la paghi te. Grazie, grazie. Per piadina intendono bamba, eh? Sì. Non droga, cocaina, 6 kg di coca. Mi ha appena dato 50 euro, Simo. Non so da dove li abbia tirati fuori, ma me li ha dati. Vai! No. Ecco. Aia! È cammino. Aia! Aia! No! Il principe! Comunque io fanno tutti così. Cioè, suo via sempre. Bello! Oh, oddio! Peccato! C'è sempre sto passo che saltella, incredibile. Attenzione! È un uomo in porto. Quante ne avevi fatte nella prima alle Canarie? 7.000, non mi sembra. Dire, fa un passo. Troppo piano. Pronto? Ha risposto la pantera. E stop e tiro. Fratino che fa le gag. Bello. E il Simo! Bello! No! Calma, siamo a 9. Simo, sei sempre sul 3, sul 2. Non era facile, eh? Però se continui così, in teoria, la scommessa la vince. Allora, 9. Nessuno mi toglierà dalla testa che Fene è in realtà Waluigi. No, vabbè, ti dico male. Molto vabbè, male. Ma posso... A proposito di Waluigi, ma vogliamo dire che qui si gioca a Mario Kart solo quando macchiamo io e Manuxo, che siamo letteralmente gli unici che vogliono giocare Mario Kart, eh? Sono adiratissimo. No. Ogni cazzo di volta che manchiamo Mario Kart. Mario Kart. Ogni volta che manchiamo Mario Kart e Super Mario Party. Hanno fatto Super Mario Party? Sì. No, no, Super Mario Party non lo fanno, però Mario Kart l'hanno fatto, i figli di puttana. Oddio, ho trovato Fratino davanti a scuola mesi fa perché ci provo con una mia compagna di classe, la persona più arancione del mondo. Non fa finta di niente che ti ho visto in bagno con capelli blu. Ma basta, è la terza volta, mi ha dato 3 euro per scrivere sta cazzata questo. Andate a vedere il commento. Andate a vedere il commento di Gilberto sotto il secondo post fissato di Sky Sport NBA. Non posso perché mi serve il login di Instagram per vedere i commenti, porco Dio. Pisello. Poi usi la ricottina per metterla sul vasino e poi lo mangi. Pavone, buono. Comunque Twitch da cellulare sta facendo veramente... Cioè, non so se ci hai provato a vedere. No. Tu prova a aprire una stream da cellulare di Twitch e poi capito che la abbassi e diventa finestrella. Vai, levi l'applicazione di Twitch, però ti rimane la finestrella, no? Da cellulare. Dopo 10 secondi la finestrella si blocca e si chiude l'applicazione da sola. A me non succedeva quello, ma mi andava l'audio all'infinito pure se chiudevo la pagina di Twitch. È una merda, sì. È un commento clamoroso. Dai, che palle. Ma non... È che non mi ricordo la password manco del Blur 7. Io mi ricordo. Io la mia l'ho cambiata di recente. Porco Dio. Sky Sport NBA, aspetta. A proposito di Mario, un applauso al ragazzo in carrozzina che al Games Week faceva il cosplay di Mario Kart con tanto di volante. Scusate, gli ho rifatto vedere la mia gif. Devo vedere là il commento su Sky Sport NBA. Secondo posto. Qui. Strano, c'ha 6 commenti. Ma non c'è. Ma forse è qui. Il post di Michael Jordan. Eccolo, è lui, il post di Michael Jordan. Qua non lo trovi. Gilbert Nanà risponde a Sky Sport che scrive... Sky più Netflix per te a 14,90€ per 18 mesi, link in bio. Gilberto gli risponde: sono campione del mondo di palleggi di testa con 20.400 palleggi in 2 minuti e quindi in 2 ore e 15 posso fare pubblicità per voi, grazie. Senza virgole, tra l'altro. Bellissimo. Posso fare pubblicità per voi, grazie. Così va a letto. Cioè, che così trova le sponsor a Gilberto il nano? Va, Gilberto. Va a scrivere. Si fa da fare. Non gli serve un manager. Il manager di se stesso. Ma non dovrebbe fare, è strano. Oh, ambiguo. Già, mo leggi 200 bit. Stallo, io te voglio bene. Io 200 bit li posso leggere, ma il problema è che non c'ho il coso aperto per 200 bit. No, l'avevo messo nei filtri 200 bit. Zio porco. Ah no, i bit non ce so. 100 bit, tortino de ciola, Simone, pupazzotto di cazzi. Non me li devi ridonami, 150 e ti ascolta. Scusa, pardon. Benvenuti, raga. Bentornati. Ricordo Amazon Prime per sabbarsi nel caso gratuitamente. Dai, per lì. Ah, aspetta. Va male. Che vedo il pantalone? Peccato che c'ha la striscia, ma vabbè. No, è lungo, mi fa cagare.
un uomo. Mi spiace. Sembra che vendono da Urban Outfitters. Cioè, ma c'è tipo questa da te qua, cioè, almeno non ti... Mamma mia. Va bene, dai, dai. Gli fa la parata dell'anno. Cosa? Mamma mia, Dile. Comunque è forte lui, mazza. Forte il portiere, zio porco. Negli 1v1 è un fenomeno. È buona! No, non è buona. New York City, going down. Friday night, midnight, no, 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 sono le pubblicità skippabili. No, Bad Boy and Bad Boy Cabot, the new fragrance, Carolina Herrera. Sometimes people mi avere permesso di scrivere mano che scrive la storia del web italiano e anche mondiale. Ti voglio un mondo di bene, che Dio ti protegga sempre, papà. Chi è presente quello ragazzi che gli mandano i messaggi sulla Play, tipo, perché lui è un po' grassottello, gli mandano tipo, che ne so, crostino. Ah sì, 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 sì. Ma tu immagina uno che non c'ha la sub, che si vede la stream e nel momento in cui non ha le pubblicità che può godere, si vede le pubblicità di YouTube. Perché? Perché non abbiamo un account per non farle partire. Simo! Bello sottile, eh? Sì, te l'ho detto. Insidioso, posso dire. È incredibile, cioè... Ora! No, raga, a Berlino non arriva manco a 20. Attenzione! El... Simo! Bella! 11! 11! Simo, niente, arrivo. 11 su quanti? 20? Ma hai visto che cosa ha parato quello? Sì, no. Vabbè, 11 su 20 sono tanti. Ma impegno, Dile? 25, eh? Ah, sì, 11 se su 25. Se fosse stato Fene, vabbè, lo prendeva? No, Simo... Oh, sta zitto, buffone forse... qua, un quattro il muro di Berlini. È il principe. Lì. Vabbè, questo portiere giocherà nella Heroes League? Ci chiediamo tutti. Ah, sto portiere non si infortunasse. Ma Dile, oh, ma è assurdo, ragazzi. Porco Dio. Ma Dile, che cos'è? La pantera sta diventando... Simo, c'hai la scommessa con Andre. E il... Simo! No, sì, non ne fa uno. Bene lo stop. El Simo! Adesso lo fa sempre, da diritto per diritto. Però lo vedo incazzato il Simo, eh. Allora io voglio dire una cosa. Okay. Io prima di tutto qua a sto giro voglio fare gli applausi a Dile. Madonna. Ha parlato veramente delle robe importanti. Madonna, questa è clamorosa. Para rigori, para rigori. Andarmi però tu non ti devi scoraggiare, sì. Ma sì che mi scoraggio. 6 a 12. È una merda, Su 30 è una merda, sì. Però manca 20 tiri. 20 se tiri. Fai 20 su 20 arrivi a 32 quando succede. È in crisi, Simone, non vedo. Infatti, ma Bavaro che fa? TikTok. Su? Non te lo so dire. Mi è uscito nei per te, ti ripeto, era in chat da me. A caso, è quello del Breitling. Che fa? Ah, Breitling, dai, papà, che sgancia, sgancia le venti, dai. Su TikTok lui flexa. Ah, flex, ah, su TikTok flexa, su un chat qua non può tirare sgancio spicci. Ho scritto che mi devi ancora una sub per uno spacchettamento di carte Pokémon in cui avevi trovato una GX emote del... Madonna, da tantissimo sta il nome, sa, allora. Da tantissimo. Bello! 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 Veloce! Così! Male. Ma Dile ancora il panterone. Oh, rigore shotozzo di suoi. Attenzione. Easy! Ah, fa pure questo. C'è una parata di fila. Il panteron! El Simo. Bello! Bello. 14 il principe. Sono diventati il panter tra l'altro. Sei casato il Simo. El Simo. Sei casato il Simo. Dile! Rimane a 13. Vabbè, un po' dai, un po' plastica per far bello. Simo, no, va bene che ti conosce, però sta facendo delle parate che non hanno senso. C'è anche su non questo tiro qua. Non le ha mai fatte. Ma però mi ha trovato in forma. Dile prime oggi. Dimmi il prossimo rigore secondo te dove te lo tira. Per me l'ultimo l'ha fatto ad aprire, la chiude. Però io vado dall'altra parte perché lo devo far segnare. Ma fatti sentire, bro. Io la paro. Stai zitto, buffone clown. Alla Roberto Baggio. Sparato. No, porco Dio. Madonna mia, frate, però. Era meglio se non lo facevo vedere. Era meglio se tenevo skippato il video. Oh. Alla Roberto Baggio. Sparato. Anier Treno.
No, dai, dai. Mamma mia. Oh, io non passo. Mamma mia, Dile. È andato tutto in giro. Bello! Wow. Che bella! Che bella! Ok. Bella! Oddio! È finito il video. No, che ha fatto? No. È finito, è strappato. Ti ho detto che mi tirava qua, puttana troia. Dai, mancano 10 tiri. Oh, sì, ma avevi iniziato a fare dei gol della Madonna. Sì, bro, questo qua si sveglia a farmi gli shoutouti rigori. 17 su 40. Ho avuto un po' in difficoltà nel parlare l'italiano, Berlino. Sì, no. No. Di fortuna. Sono un requisito. Dai, sì, ma okay. Bro, le palle sono entrate quando tiravo di potenza. Non posso più tirare di potenza, è finita. Ma ogni volta, sì, sempre dolorato. Oh, ma io, e lui non sta bene. Ti senti la pressione perché gli hanno detto di arrivare a 22 e non ci vuole arrivare. La fondazione Castellini. Io l'avevo detto, che non stavo bene. Stavo, grazie per 24. Sì, nel mio paese c'è la fondazione, sì, Castellini. Però è una vita che non ti vedo sul campo da calcio. Oh, zitti, buffoni clown. Dai, fatemi vedere gli ultimi 10 tiri di Berlino. Non c'era bene. Adesso voglio prendere. Dai, che la metti, non piagni, è buffone. Rigore, c'è. Mi ha fatto lo scaletto. Mangialo. Finita. Ma figata, ha detto tempo da più tira de potenza, ma poi tira de potenza come a fondo morta! Riccardo Dose! Vola Riccardo Dose! Vola 20! Bello! Cosa di strepitoso! Ieri gli hanno detto basta. Bello! Io no. Vabbè, ma perché quelli sono difficili da prendere, i tiri un po'. Bello! 21! Ha superato il rosso. Non Simon Bellini 22. Caldo, ha preso caldo, il rispo. Caldo, a meno uno da Pata. Ha preso uno da Pata. No, c'è Pata, non lo devi prendere. 3 dal Moschino. No, deve trollarli tutte e tre. Meno 2 dal Moschino. No. Madonna. Quando cazzo ha tirato, zì? Sono stati troppo. Attenzione. Ma che palla è? Vabbè, e sì, te la regalà. Ma 24. Beh, se l'hai fucillato, dai, 24, avvenne, umano. J Pata vomitevole comunque, strano. Cioè, J Pata sotto Simone Berlini undeserved. E il portiere, sì, gli ultimi 10 si è sentita coatta per le parate che ha fatto. La gamba. Ah, oh, 24, bene. Oh. L'importante è che ho superato quella merda del rosso. No. Ma non è superato solo. Non è vero, no, poverino, scherzato. Poverino, bei contenuti. Il rosso superato Pata, ho superato Crispo, assolutamente. Vabbè, dai, 24 ha fatti, sei deservati, bravo Berlini, bravo. Però non tira quanto sei bello, sfortunatamente. No. Cioè, non è la... No. Ho testato 100 anni di merende italiane. Te dice YouTube fa cagare. Guardalo, è lui. Io non ce la faccio più, sto video mi spawna da un anno, Se ridi esploderai, Ginga Soft. Ma cos'è quella scarpa? Mi rendo conto che il nome del canale potrebbe essere suonato un pochino strano, ragazzi. Ah, come la prima clip l'ho come visto, potete però. Leggere, è precisamente quello il nome del canale. Sì. Jay Ano. Alleggio di porco di Dio, Jay porco di Dio. Ma? Dear Rowan's Family Dinner. Cosa vuol dire? Che te li vedi questi video? Te li sei mai no, ma ha detto il maestro che me li potrei vedere. Sa, potrebbero essere interessanti. Certo, dopo il primo ti rompi il cazzo. Capito, esatto. Una volta so da vedere. Beh, allora, che ore so? Mezzanotte e 50. Sì, Asdra ha droppato un nuovo video di Finish the Lyrics. Perché è un succhiatore di cazzi del Marzone e quindi fa solo i quiz sulle canzoni. Porco Dio, che vomito. Veramente. Due ore di live regalate. A frate, Juve Inter 7v7.